Tra Bimedia con Attilio Caia torna l'appuntamento del venerdì dell'intervista prepartita, stavolta l'avversaria si chiama Milano. Sembra facile a dirla, a giocarsi, però è tutta un'altra cosa. Armani, perché più che altro Armani dà ancora più senso di forza, di potere, di stile anche. È una squadra di fatta per l'Eurolega, una squadra di grande qualità e quantità, che in corsa si è aggiustata molto, è cambiata portando delle correzioni che si sono rivelate estremamente produttive e interessanti, una squadra che è fatta per l'Eurolega e quindi basato principalmente sulla fisicità, con Borussis da 2,10 m, Fozis 2,7 m, Mancinelli da 3, 2,2 m, con Ayrton da 2, insomma, la squadra veramente è una tanta roba, e soprattutto a livello fisico, e quindi noi dobbiamo essere pronti a una partita di grande combattimento, di grande forza, di grande agonismo, perché cioè ogni ruolo abbiamo un gap di altezza sfavorevole. È la voce più bassa del solito, cosa è successo in settimana? Hai alzato la voce? No, anzi, devo dire che adesso si è ripresa, era la settimana scorsa che la voce era più bassa, adesso siamo in ripresa. Ascolta, una cosa che sento poco con la partita, nelle ultime ore è circolata la voce di un interessamento di Milano per Von Wefer. Cosa potrebbe dare un giocatore come Von eventualmente a una squadra come Milano, premesso che io non ci credo? Beh, potrebbe dare talento offensivo, a parte che loro ne hanno abbastanza, però insomma un tiratore come lui è importante. D'altronde loro, mi sembra che da quell'altro che si legge, un altro giocatore interessante potrebbe essere Casey Rivers, esattamente. E Casey Rivers è esattamente un tiratore, loro un tiratore così da fuori importante gli manca, hanno giocatori di uno, ottimi giocatori di post basso, ottimi giocatori di uno contro uno, però un tiratore in più non gli farebbe male, da quello che sembra, e quindi e Wolfer è uno di con quelle caratteristiche. Parlavi di talento offensivo, per potersela giocare contro Milano servirà molto talento difensivo, e se non c'è bisogna costruirselo. Bisogna farlo, noi però su questo aspetto abbiamo dimostrato nel tempo già una bella consistenza, una bella solidità. Da quel punto di vista abbiamo sbagliato poche partite e soprattutto a livello agonistico abbiamo combattuto sempre, quindi questa è una bella prospettiva, però c'è bisogno anche dell'attacco, perché non possiamo pensare di vincere Milano a 60 punti. Quindi avremo bisogno anche di segnare in attacco, c'è bisogno anche di un buon attacco, e per tutto questo c'è bisogno di tutti i giocatori. Noi non possiamo prescindere, giochiamo in 8, che almeno 7 giochino una partita di alto livello, perché se no faremmo fatica. Siena abbiamo giocato bene in 3 o 4 o 5, non sono stati sufficienti. Ma abbiamo bisogno di 8 giocatori, tutte 8, e io sono fiducioso che soprattutto i nostri lunghi possano dare una grande partita, ma anche i nostri piccoli. Hai anticipato la mia domanda successiva, le sensazioni che hai alla vigilia di questa gara delicatissima, più che altro per la difficoltà intrinseca dell'incontro. Sì, tutte le gare da qua alla fine sono delicate, quelle casalinghe anche di più, però abbiamo anche una buona classifica, quindi è chiaro che in casa vogliamo continuare a fare buone cose, crediamo in noi stessi, poi dopo alla fine vedremo anche gli avversari quello che avranno fatto, ma è una partita, ti ripeto, di grande quantità da parte di tutti i giocatori. Questo è troppo. Milano, dov'è che deve temere Cremona? No, Milano deve pensare che lo sanno già, Milano ha un ottimo staff tecnico, sa quello che Cremona ha dimostrato, quindi non c'è bisogno di dar suggerimenti o dare vantaggi. Milano, loro giustamente possono pensare a loro, se loro fanno la loro partita al 100%, per noi anche al 100% diventa difficile. In settimana hai dichiarato che le squadre rispetto all'andata sono letteralmente cambiate. Percentualmente il cambio di Cremona è stato più decisivo rispetto a quello che ha cambiato Milano, secondo te? Ma insomma, tutte e due sono cambiate molto. Milano l'andata ha pasticciato, ha perso diverse partite, purtroppo anche contro squadra Teramo, che è la nostra avversaria diretta, ha perso altre partite inaspettate. Però al ritorno ha inserito un giocatore come Bremer molto importante, ha recuperato Ayrton, ha inserito Gentile, quindi insomma
ha fatto tante cose, come del resto l'abbiamo fatte anche noi, perché oltre all'inserimento di Jason, Rich e di Tusei, siamo anche cresciuti tutti assieme individualmente come squadra. Ti volevo chiedere una cosa che già un mese fa, è una domanda che ti avevo posto. Riesci comunque a isolare la squadra dalle voci esterne che in questo periodo si stanno susseguendo più veloci della luce? Sì, perché la società ci mette nelle migliori condizioni per lavorare, non ci fa mancare niente, ci stanno vicino in tutto, si lavora bene, il compito nostro è quello di portare la nave in porto con il risultato che ci siamo prefissi e ci abbiamo tutte le condizioni per farlo, quindi il resto è di competenza di chi della società e loro hanno dimostrato sempre in ogni occasione di sapere fare le cose al meglio. Un giocatore che vorresti togliere all'Armani? Non c'è, perché sono talmente tanti che fai fatica. Certo è che Borussis, per la mole fisica che ha, è quello che fa, insomma, volentieri farei a meno. Con Scariolo i tuoi precedenti come sono? Ma sono prima di tutto di amicizia e di anche frequentazione estiva al mare, tant'è che ogni estate ci abbiamo occasione, amici di vecchia data, siamo stati nelle giovani assieme, abbiamo iniziato assieme e poi dopo lui ha fatto una strada importante, molto importante, io ho fatto una buona strada a livello italiano, però onestamente non mi ricordo sì, ci siamo incontrati ma non mi ricordo. Ultimissima domanda, all'andata il dittico Siena-Milano era finito non esattamente bene anche a livello numerico, prima gara del dittico al ritorno a Siena tutta un'altra figura, di tutta un'altra Cremona, quale sarebbe una soglia di accettabilità in una partita contro Milano, nel senso ti accontenti vincere oppure c'è modo e modo di perdere? No, dobbiamo giocare la nostra partita al meglio, poi noi sappiamo che anche giocare al meglio può essere sufficiente oppure possiamo andare vicino, questa è la cosa importante, a volte riesci a portare via dei risultati anche non giocando bene. Io voglio combinare la mia squadra, come ho sempre fatto, senza paura, con grande spirito per coinvolgere il pubblico presente, dopodiché prenderemo il risultato per quello che sarà, però sono consapevole che se faremo queste cose qua giocheremo al meglio, come dicevo prima, con 8 giocatori, tutti in buona serie, possiamo alla fine guardare con fiducia il risultato. Con la speranza di un bel effetto Pallaradi. Sì, ma questo c'è sempre stato, quindi non c'è motivo perché non ci sia anche domenica, visto l'avversario di prestigio. Ringraziamo Attilio Caia, buona preparazione, buon tutto. E ringraziamo anche voi di Trabi Media che ci siete un po' mancati in questo periodo. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio sul campo, speriamo di esserci riusciti, però vedremo, ci siete, ci fate sempre piacere. Vedremo di rilanciare, grazie Attilio.